Dopodiché ci sarà anche un breve dibattito per qualche perplessità. Bene, salve colleghi, buonasera. Sono Donato Morandi, geometra, iscritto al Collegio di Bologna, quindi collega prima di tutto, e non immaginiamo che solo perché sono qui a proiettare delle diapositive io abbia intenzione di fare una lezione, non sto insegnando niente a nessuno, sto semplicemente cercando di proporre delle riflessioni finali. Infatti, come aveva già anticipato Carlo Cinelli stamattina, noi abbiamo impostato le cose partendo dalla pratica per arrivare un po' alla teoria. A scuola si studia teoria, poi si mettono gli esercizi in fondo. Noi abbiamo già fatto la scuola, abbiamo già fatto esercizi, adesso dobbiamo cercare di trarre gli spunti che sono fondamentali per concludere bene i nostri lavori, perché quando facciamo una ricompilazione noi poi non basta che abbiamo ragione, dobbiamo anche saperla dimostrare, quindi dobbiamo poter portare l'argomento il più completo possibile e il più documentato possibile per evitare problemi nella esposizione del lavoro. Quindi cerchiamo di collegare gli aspetti tecnici agli aspetti giuridici. Qualche volta degli avvocati ci hanno richiamato perché dobbiamo parlare di riconfinazione. Ci dicono che dal punto di vista giuridico si parla di azione di regolamento dei confini, ed è vero, giuridicamente l'articolo 950 parla di azione di regolamento dei confini, però noi non siamo gli avvocati, noi facciamo un lavoro che come consulenti tecnici è anche un pochino più articolato e un pochino più ampio, a mio modo di vedere. Dobbiamo conoscere gli aspetti giuridici, ma spessissimo noi cerchiamo anche degli accordi che vanno al di là del giudiziale. Dobbiamo cercare degli accordi perché ci accorgeremo, un po' l'abbiamo visto oggi, ma ci accorgeremo da quello che dirò dopo, che ci sono limiti tecnici spesso insormontabili, limiti tecnici oggettivi, che sono limiti dei documenti che abbiamo a disposizione, sono limiti nella situazione che si viene a determinare per la ricostruzione dei confini, e quando questi limiti sono oggettivi è assolutamente meglio rivolgersi a degli accordi. Spesso poi è meglio cercare accordi anche quando i problemi non sono così grossi, perché un accordo di solito è una bella cosa, mentre una lite non è una bella cosa. Comunque l'importante è che noi cerchiamo gli accordi perché il limite è oggettivo e non soggettivo. L'accordo lo cerchiamo non perché noi non sappiamo come svolgere il lavoro, ma perché effettivamente ci sono dei problemi nello svolgerlo. Quindi diciamo ancora così per iniziare i fondamenti della materia, il modo di vedere, come hanno detto anche prima altri, i fondamenti li ha posti Aurelio Costa e Pier Domenico Tani, due tecnici molto preparati, entrambi erano stati capo sezione della seconda, Aurelio Costa a Ravenna, Pier Domenico Tani a Forlì, quindi avevano una preparazione catastale notevolissima, e questo gli ha permesso di conoscere le mappe in modo molto approfondito. Ebbene, perché dico che loro hanno posto i fondamenti, quindi diciamo hanno piantato quella pianta simbolica? Perché loro per la prima volta, io ho conoscenza nei loro lavori, di raccolte congiunte di conoscenze tecniche e giuridiche. Cioè prima si parlava della mappa, si parlava del catasto, si parlava degli aspetti giuridici, ma legarli così bene insieme non l'ho mai visto fare prima, e quindi questo è un lavoro che loro hanno fatto, e soprattutto hanno avuto il grande merito di riordinare e organizzare questa materia senza mai illudersi o cercare di illudersi di avere esaurito l'argomento. Con la pianta l'hanno piantata e hanno detto adesso si va avanti a curarla, e non l'hanno detto a Leonardo Gualandi, a Bruno Razza o a Carlo Cinelli o a alcuni. Hanno detto a tutti, questo è un lavoro che noi dobbiamo fare con il confronto continuo, perché è da quel confronto che nascono i nuovi
le nuove considerazioni e i nuovi modi di intendere e nuove conoscenze. Perché le nuove opportunità che si generano richiedono la cura di questa materia, le nuove opportunità che si generano dipendono da nuovi strumenti hardware, ne vediamo anche di fuori, ma poi sappiamo tutti che tutti i giorni o tutte le settimane vengono affinati gli strumenti esistenti e nasce qualcosa di nuovo. Nuovi strumenti software come quelli che abbiamo visto, come quelli che sappiamo tutti che ci sono, ma soprattutto nuove norme. Le norme cambiano. Bruno Razza ci ha parlato stamattina delle prossime versioni di Pregevo. Noi, in base alle nuove norme, costruiamo i confini di oggi, e quindi i confini di domani, e in futuro la riconfinazione andrà fatta tenendo conto delle norme con cui quelli sono nati. Ma non dovremmo dimenticare le norme precedenti perché i documenti sono già nati. Quindi è un continuo incremento di conoscenze, un continuo miglioramento. Quello che serve quindi sono conoscenze tecnico-giuridiche, tecnico-giuridiche storiche, l'impegno nel metterle insieme, e io ho voluto segnalare che l'esperienza è opportuno metterla in fondo, a mio modo di vedere. L'esperienza non è l'ingrediente principale. Mi è capitato un caso molto emblematico di una collega con 2 anni e mezzo di iscrizione all'albo, quindi esperienza, civiltà, dopo 2 anni e mezzo uno non può essere considerato un esperto, fece una relazione esemplare nella quale riuscì a dimostrare problemi su un foglio di una mappa di impianto, documentando quei problemi con ricerche su documenti precedenti, documenti successivi presso una marea di archivi diversi. Quindi un grandissimo impegno, una grandissima passione che la portarono ad avere un risultato, oserei dire, eclatante. Questo perché lo racconto? Lo racconto perché intanto mi fa piacere che i giovani non si sentano scoraggiati, perché un giovane non può cominciare pensando che oddio ci vuole esperienza, quindi non posso neanche cominciare. L'esperienza uno deve pure cominciare da qualche parte a farsela, non è che gli arrivi piovendo dal cielo. Ma anche, lo dico, lo ripeto, perché può succedere che invece i miei coetanei, i nostri coetanei, adesso c'è un altro vecchio qui a dire una cosa, non mi dispiace, i miei coetanei rischiano di sottovalutare la controparte, invece c'è il ragazzino e è una figuraccia fare sbagliare il becco con un ragazzino, quindi cerchiamo di prendere seriamente queste cose. Questo è un lavoro che a mio modo di vedere dà grandissime soddisfazioni professionali, perché qui si ritirano delle perizie. Non si parla, non è corretto parlare di pratiche di riconfinazione. Le pratiche sono pratiche edilizie, pratiche catastali. Qui ognuno di noi ci mette la propria esperienza, gli ingredienti che sa mettere secondo le proprie capacità, i propri gusti, la propria preparazione professionale. Qui si mette una professionalità assolutamente personale. Non avrebbe senso dire dov'è che si scarica il modulo per una ricompilazione. Per fortuna i moduli in questo campo non ci sono, e con questo non voglio assolutamente dire che compilare dei moduli sia un lavoro banale. Compilare dei moduli è un lavoro che richiede professionalità, comporta delle responsabilità, però è un lavoro che spesso è molto frustrante, perché è un percorso già tracciato da altri, e invece qui il percorso non è tracciato. Qui ogni volta dobbiamo andare a cercare gli ingredienti giusti, a metterli nella ricetta, come Dio comanda. Quindi una buona perizia trae vantaggio notevole dall'affiatamento fra il tecnico e l'avvocato. Anche perché se vogliamo pensare a quegli accordi di cui parlavo prima o a cui accennavo prima, a noi farebbe piacere, secondo me farebbe piacere, cominciare a diffondere presso i committenti la mentalità che un avvocato deve servire più a evitare le liti che a condurle, e quindi un po' di prevenzione ci può aiutare un po'. Ci piacerebbe togliere il lavoro dei giudici, a noi non interessa essere buoni clienti dei giudici, anche se dovremo sempre, come vedremo, tenere presente che quando va male bisogna andare da loro. Per di più, scrivere un accordo non è sempre, nelle condizioni più facili è abbastanza alla nostra portata, ma scrivere accordi
dove le condizioni sono piuttosto complesse, accordi che devono durare decenni e decenni, perché un confine nasce in un certo momento o viene ridefinito in un certo momento, ma poi rimane tale da lì in poi, fino a quando le due parti non saranno congiunte in un'unica proprietà. Quindi scrivere accordi che abbiano quell'efficacia è una responsabilità che, quando la situazione è piuttosto complessa, io preferisco condividere con un legale. Il che non vuole dire demandare, vuole dire collaborare. I problemi più grossi che ho visto, io non ho la tendenza a consigliare alla parte di andare in tribunale. Qualche volta è dovuto succedere, ma di solito mi capitano dopo essere cominciate le cause. Perché chiamano e dicono: ma lei è disponibile, o perché la controparte ha citato la parte che mi propone, oppure, peggio, perché la parte, come diceva anche Bruno oggi, fa dei danni perché va con una convinzione e o va dal tecnico, che il tecnico la illude che abbia ragione, senza guardarci a fondo, o va dall'avvocato e l'avvocato dice: sì, va bene, la causa è vinta, perché succede purtroppo che qualche avvocato anche parte con l'idea che la causa sia vinta, sono pochi. Ecco, prima guardare bene insieme come si sviluppa la cosa, e a quel punto si può lavorare correttamente. Finite le premesse, cominciamo a guardare i principi, perché noi abbiamo detto che dobbiamo arrivare a quei principi da poter enunciare quando faremo le nostre relazioni. Aurelio Costa legava sempre confinazione e ricombinazione. Le legava con diverse espressioni come: non può esistere una buona riconfinazione se a monte non c'è stata una buona confinazione, oppure la qualità della riconfinazione dipende dalla qualità della confinazione che c'è stata, o ancora una riconfinazione, il procedimento della riconfinazione deve seguire a ritroso quello eseguito per la confinazione. Il concetto è sempre quello, le due cose sono legate. Io lo condivido appieno, per cui in tutta questa esposizione direi che le cose andranno di pari passo. Una riconfinazione comincia sempre quando ci viene proposto un documento, un qualcosa che ha generato il confine, e da lì noi cominciamo ad avere delle aspettative. Chi di noi non ha mai visto un vecchio frazionamento per allineamenti con tutte le misure arrotondate al metro? È chiaro che se ho un documento con tutte le misure arrotondate al metro non posso aspettare una riconfinazione estremamente accurata, e quindi non posso cominciare a illudere la parte dicendo: qui arriviamo al decimo di millimetro, garantito. Non più di un anno e mezzo fa mi è capitata una vicenda in cui il mio cliente, poveretto, era esasperato perché il vicino lo aveva citato, quindi questo è arrivato perché è stato citato in tribunale, per un problema che andava da un centimetro a tre centimetri. Che sembra di sognare, eppure l'hanno portato in tribunale per una cosa del genere. E quindi non diamo queste illusioni, e le aspettative cerchiamo sempre di tenerle basse, non promettiamo, non aspettiamoci grandi cose. Cos'è allora una riconfinazione? Tutto il procedimento di riconfinazione è la verifica di quelle aspettative. Uno si aspetta che un documento o i documenti diano certi risultati e deve cominciare a verificare. Come si fa a fare la verifica? Sulla base della validità e accuratezza delle misure. Facciamo delle misure oggi, un rilievo nuovo, il rilievo nuovo lo confrontiamo per sovrapposizione, per autotraduzione, come sappiamo fare, o anche per confronto diretto, quando dobbiamo riprodurre l'allineamento, si rimisura l'allineamento e vediamo quali sono le differenze tra le misure antiche, le misure originali e le misure che possiamo fare adesso. E a quel punto abbiamo già un'idea di quali aspettative avere per il confine. Però non c'è solo quello, c'è anche la stabilità dei punti d'appoggio, perché noi possiamo avere un bellissimo documento di partenza che all'origine fu costruito perfettamente, ma i punti d'appoggio oggi non ci sono più, sono stati danneggiati, sono diventati dubbi, non è più così certo a cosa erano appoggiate quelle misure. E quindi decade la qualità della riconfinazione. Ricordiamoci che stiamo parlando di teoria e pratica nelle riconfinazioni. In teoria non esistono frazionamenti a tavolino, in teoria non può esistere, però in pratica qualcosa ogni
contatto è scappato. Pochissimi colleghi una volta, parlo al passato, come facevano Manzoni con i Promessi Sposi, una volta li facevano. Erano in pochi a farli, però erano straordinariamente produttivi, perché un frazionamento a tavolino non comportava né perdita di tempo per le misure, né perdita di tempo per introdurlo in mappa, perché ci si infilava che calzava alla perfezione. Se uno riesce a fare un frazionamento a tavolino che non va in mappa, allora vabbè, bisogna cancellarlo da tavolo per l'utilità e non per la scorrettezza. Però vorrei essere un tantinello più ottimista, non sempre pessimismo. Io frazionamenti a tavolino, nel senso di completamente inventati e insignificanti, non ne ho mai visti. Preferisco parlare di frazionamenti ibridi che mescolano delle misure o delle informazioni concrete ad altre che concrete non sono perché non quadrano con la realtà. Noi stiamo sempre confrontando la realtà, quindi lo stato di fatto con lo stato di diritto, perché abbiamo tre situazioni: stato di fatto, stato di diritto e la rappresentazione grafica che ci dà il catasto. Se stato di fatto e stato di diritto coincidono, il problema della rappresentazione grafica è secondario, lo si mette a posto con delle semplici questioni formali, è quando non coincidono stato di fatto e stato di diritto che nascono i problemi seri. Allora, vediamo un po' un caso che mi raccomando di considerare molto particolare. Io non sto fornendo delle regole, sto parlando di esempi per cercare di trarre delle indicazioni, che sono indicazioni, non sono regole, non esistono regole in questo campo. Questo è un esempio molto particolare, ma che mi sembra significativo. Un frazionamento, qui c'è scritto allegato al logico repertorio, bla bla bla, quindi è un documento di grande efficacia per la ricostruzione del confine, perché allegato a un logico. Questo è stato redatto ante circolare 288, è stato redatto da, mediante due stazioni celerimetriche, una prima e una seconda. La prima stazione rilevava i punti A, B e 7 vertici, chiamata V1 qui in un ingrandimento in un particolare vicino a questo fabbricatino. La seconda stazione rilevava il punto C, il punto D e un altro confine che non ci interessa. L'ho indicata, l'ho sottolineata solo per far vedere come le due stazioni fossero completamente slegate, quindi con uno schema del rilievo oggi non più concesso. Però, di fatto, per tanto tempo praticato senza nessun problema. Bene, in questo caso vediamo che, come ci ha detto Carlo, abbiamo due punti d'appoggio vicini fra loro, lontani dal confine, una situazione pessima di inquadramento, uno straccio enorme. Quindi precisioni, delle aspettative molto molto basse. Quando uno lo guarda questo documento si aspetta già che ci siano dei problemi. In questo caso abbiamo quindi 7 vertici che determinano una spezzata di 6 segmenti con una forma particolare, evidentemente. Bene, se andiamo a appoggiare la misura a quei due spigoli, gli errori sono enormi, la stazione viene sul tetto, un tetto a 4 arche, quindi evidentemente non poteva essere stato fatto questo appoggio correttamente. Per lo meno erano state sbagliate le misure, non erano così bene con la mappa, che erano state fatte sicuramente a tavolino. Abbiamo fatto il rilievo della recinzione esistente sul posto, che in questo caso particolarissimo era messa in dubbio solo perché le parti avevano dubbi proprio sul procedimento iniziale, perché probabilmente avevano visto che un tecnico che lavorava così non era molto affidabile e quindi gli è nato il dubbio, però non volevano litigare a tutti i costi, volevano verificare il confine, quindi non eravamo in tribunale. Anche questo è un caso abbastanza particolare, però di norma i problemi tecnici non si risolvono in tribunale, si risolvono tutti prima. In tribunale i confini ci vanno quando sono un pretesto per litigare. Di nuovo, bene, 7 vertici rilevati, abbiamo fatto la sovrapposizione per la traslazione delle misure d'origine del frazionamento alle misure attuali che possiamo fare sulla recinzione, sovrapponendole ovviamente sui due estremi per avere la base maggiore possibile. Bene, quei 7 punti sovrapposti così scartavano al massimo di 3 cm. Questo ci ha indotti a pensare, e le parti hanno creduto, che siccome sarebbe stato impossibile
spostare quella recinzione, modificarla, mantenendola così coerente con se stessa, senza delle operazioni topografiche significative che le parti sapevano di non aver fatto, quel confine in questo particolarissimo caso ha confermato se stesso. Ma non è una mania dire che ha confermato se stesso, semplicemente si è dimostrata la volontà delle parti, che è l'altro principio, anzi è il principio fondamentale in una riconfinazione. Nella riconfinazione noi andiamo a cercare di ricostruire quella che fu la volontà espressa dalle parti nel momento in cui formarono il confine. Ovvero, ci sono dei documenti che dicono com'è o posizionato quel confine. Quei documenti vengono letti da una parte dando una certa interpretazione, gli stessi documenti o altri documenti che una parte non riconosce vengono letti dall'altra parte dando un'altra posizione. La riconfinazione è una stima delle probabilità che la lettura data da una parte sia corretta, e allora il confine andrà dove dice quella parte, oppure che sia corretta la lettura data dall'altra parte e il confine andrà dall'altra parte. Quando sono due letture ugualmente valide come letture date a documenti di ampia tolleranza che sono affetti da errori consistenti, allora, siccome le due letture sono equiprobabili, probabili, si farà a mezzo. Ma non è che si faccia a mezzo semplicemente perché uno ha chiesto un qualcosa, l'altro ha chiesto qualcos'altro, allora facciamo a mezzo. Si fa a mezzo solo se abbiamo stimato che siano ugualmente probabili le due letture. Quindi non è neanche molto motivato iniziare un procedimento o iniziare un'avvertenza anche senza andare in tribunale chiedendo molto, perché è un concetto anche questo diffuso che io non condivido per quanto sia legittimo. Io chiedo molto perché tanto parlare si è sempre in tempo, perché chiedere molto vuol dire cominciare a illudere il proprio committente su una certa posizione, e questo rende più difficile l'accordo dopo, perché l'accordo è sempre la ricerca del punto d'incontro fra le aspettative di una parte e le aspettative dell'altra. Più vicini sono questi punti d'incontro, più è facile che le aspettative dopo riusciamo a mediare. Teniamo presente che le aspettative sono sempre basate sull'aspetto giuridico, perché le aspettative non sono così campate per aria. Se non si raggiunge l'accordo si dovrà andare dal giudice. E quindi bisogna sempre pensare come aspettative di una parte e aspettative dell'altra, quello che una parte può sperare che il giudice riconosca come massimo proprio vantaggio e lo stesso dall'altra parte. Ma il frazionamento non deve solo rispettare la volontà delle parti, deve rispettare anche le necessità del catasto. Teniamo presente che io qui sto parlando di frazionamento. Il frazionamento non è una riconfinazione. Quindi sto parlando di una confinazione, continuo a tenere legati i concetti di riconfinazione e riconfinazione e confinazione, sono sempre vicini. E quindi nacquero dei frazionamenti che non so se qui si facevano, che mescolavano le misure mappa e terreno, che sono stati ripresi dalla normativa recente, dove noi facciamo un libretto che sono le misure del terreno e la proposta di aggiornamento che è la trasposizione delle misure sulla mappa. Aurelio Costa consigliava, per esempio, se noi tra questi due spigoli sulla mappa abbiamo 63 metri, però sul terreno abbiamo 60 metri, noi mettiamo le nostre misure 0,21,42, 63 metri in misura mappa, 60 metri in misura terreno. Questo perché gli uffici chiedevano di scrivere la chiusura corretta rispetto alla mappa. Quindi in pratica ci chiedevano di modificare adattatamente la misura di chiusura introducendo un errore nel nostro documento. Allora, seguendo il ragionamento di Costa, in questo modo il tecnico che andando oggi a riconfinare riscontra 60 metri, vede che c'è scritto 60 metri di misura terreno e sa chiaramente che quella è la misura che trovò anche chi fece quel confine. Se invece io non trovassi scritto 60, avrei il dubbio o è stato sbagliato la misura perché è stata dimenticata una canna metrica, anzi è stata raddoppiata. Non ci sono arrivato a 11 o a 12, è meglio stare un po' abbondanti, diciamo 12, e mi sono sbagliato.
oppure posso aver usato delle canne metriche vecchie e consunte, una canna metrica dalla quale ho perso il terminale d'ottone, la lascio nel fango, si consuma una canna più corta da misure più lunghe e quindi sarebbe un errore proporzionale alle misure che vado a fare. Oppure ancora, l'ufficio mi ha chiesto di scrivere 63 e io ho scritto 63. Allora cosa succede? Succede che aumenta l'incertezza, aumentano quindi le tolleranze. Costa suggerisce di fare così. Allora qui esco un attimo dall'aspetto puramente tecnico, entriamo nell'aspetto psicologico. Perché ve lo dico? Perché io non lo so se qui questi frazionamenti fossero diffusi o no. Costa lo faceva, ma Costa era a Ravenna, lo consigliava a Ravenna, mio padre lo faceva, ma era a Bologna. Io ho fatto in tempo a farne qualcuno. Ma ve lo dico perché i confini si vanno a fare dove sono i terreni. Ovvio non me li porto a casa, ma non solo non me li porto a casa. Se un committente ha una proprietà in un'altra provincia e mi chiede di fare dei confini per quella proprietà, è molto delicato il rapporto che noi abbiamo col committente, è un rapporto di fiducia. Se il committente mi chiede un accatastamento da un'altra parte, non ci sono problemi. Se io lo mando da un collega, il committente si sente grato della cosa, perché di fatto gli faccio risparmiare dei soldi. Ma se tu una razza deve fare un confine a Bologna e il suo committente dice di venire da me, il suo committente si sente tradito perché si fida di Bruno Razza. Allora, il confine fuori provincia, fuori regione, va fatto comunque tenendo sotto controllo la situazione, dando noi in prima persona la garanzia al committente. Mi è capitato 5-6 mesi fa che mi hanno chiesto di fare dei confini in Sardegna e io ho fatto fare le misure al collega che mi hanno indicato, perché non ha senso che io vada e faccia sostenere i costi per una trasferta, per le misure. Però gli aspetti formali e sostanziali della restituzione e della sovrapposizione li ho fatti, li ho tenuti comunque d'occhio. C'è stato scelto di andare in Sardegna per essere saltata, vabbè, questo è un altro discorso, però è il modo migliore per mantenere quella situazione di fiducia che rende poi possibili gli accordi, perché se il committente si sente tradito l'accordo diventa più arduo. Finite le verifiche sulle misure, dovremmo verificare anche le aspettative sui punti di appoggio e i punti di riferimento sui prestiti non sono sempre così stabili, solidi e garantiti. La circolare 2 dell'87, con quella bella idea che era, con quella bella illusione che era la ricomposizione cartografica, disse: noi vogliamo riportare tutto alla mappa di impianto e quindi fare la ricomposizione su quella. E logicamente, su questa premessa, dicevano i punti fiduciari devono essere scelti preferibilmente sui punti di impianto. Le situazioni in Italia sono molto varie, io conosco bene quella di Bologna. A Bologna le mappe sono del 1925, nel 1929 c'è stato il terremoto con il Vicento Monte San Pietro, nel 1944 è passato il fronte che è riuscito a fare anche più casino del terremoto. Questa è una situazione abbastanza diffusa per fabbricare l'impianto. Allora, se questo è un fabbricato di impianto che lo spigolo è un fiduciale, io vorrei sapere che fiducia può dare, visto che la tendenza è a diventare un mucchio di sassi, ergo privo di spigoli. Quindi quello spigolo non c'è più e io me lo perdo, o se no qualcuno lo dovrà mettere a posto questo fabbricato se vuole andare a starci dentro. Se io mi limito quando vado in campagna a soddisfare la normativa catastale, quindi le esigenze del catastro di cui parlavamo prima, mi chiedono tre punti fiduciari e l'oggetto del rilievo, rilievo tre punti fiduciari e l'oggetto e scappo a casa, dopo pochi anni io rischio che uno, due o tre di quei punti siano ridotti inservibili. Quindi dobbiamo sempre tenere conto del fatto che i punti di appoggio devono avere caratteristiche di stabilità e di durata. Nell'anno di grazia 2010, con a disposizione le reti di stazioni permanenti, cosa ci costa dove abbiamo difficoltà a trovare altri punti, se anche non abbiamo ancora noleggiato un GPS per appoggiarci a quella rete e avere un inquadramento garantito per il futuro? E qui veniamo alla famigerata diapositiva numero 8. Vedete che qui io sono stato più buono degli altri che vi dicevano il numero della diapositiva ma non vi dicevano dove si andava a arrivare. C'è la SR, che è la sofferenza residuo, che vedete che sta fermando naturalmente.
molto importante, ci si pensa un po' poco, un po' raramente, ma in questo lavoro della ricompilazione coesistono due diversi tipi di tolleranza tecnica. Noi quando facciamo un normale tracciamento di cantieri, magari il rilievo l'abbiamo fatto noi, abbiamo anche le stazioni, quindi la tolleranza del rilievo, la tolleranza del rilievo d'origine, quella del rilievo e del tracciamento odierno sono molto simili, non abbiamo grossi problemi. Qui invece è diverso, già ce lo diceva il Panic, che parlava di imprecisione assoluta, definendo quella che un po' abbiamo prima chiamato l'aspettativa. Dal documento di partenza, che ha una sua tolleranza intrinseca, noi abbiamo un'imprecisione che è assoluta, tale una chiave assoluta proprio per specificare che noi quella non ce la togliamo dai piedi, che dipenda da dei problemi nelle misure o che dipenda da dei problemi per la disponibilità o la qualità dei punti d'appoggio, non cambia niente. Se il documento di partenza ha una scarsa disponibilità, noi oggi non ci possiamo fare più niente, dobbiamo accettare una tolleranza ampia. Quindi, il concetto espresso da Costa dicendo una buona ricompilazione è possibile solo se a monte c'è una buona ricompilazione. E poi c'è una seconda tolleranza, che è quella del rilievo attuale, che è piuttosto importante, perché è vero che noi oggi possiamo migliorare il lavoro in pratica finché vogliamo, abbiamo strumenti a disposizione eccellenti, però dobbiamo anche tenere conto che i metodi che applichiamo possono avere costi elevati. L'Italia non è tutta libera, un bel biliardo, ci sono delle situazioni orografiche e boschive piuttosto disgraziate. Con l'avvento del GPS mi sono sentito chiedere sempre più spesso dei riconfinamenti nei boschi, perché prima magari erano tutti spaventati di andare a fare poligonali folli che richiedono 4-5 giorni, non è assolutamente raccomandabile, ma con il GPS ci vado, leggo dove sono, però non inizializzo, non ho la precisione centimetrica, ma può valere la pena. Vale la pena, vado in un posto dove è difficile riconfinare, mi posso accontentare anche di tracciare il confine con 2, 3, 4 metri di tolleranza. Questo va un po' in contrasto con quello che diceva Carlo Cinelli prima, che diceva che dobbiamo sempre usare il metodo migliore possibile in modo che nessuno possa dire di aver usato uno migliore. Ma non è in contrasto, semplicemente vuole dire dobbiamo informare il committente del risultato. Sarà il committente a scegliere se vuole spendere di più o no. L'importante è che non siamo noi a deciderlo senza informarlo. Quando ho parlato di 4-5 metri, era un convegno dove c'erano un avvocato e un magistrato che sono trasaliti, hanno detto come 4-5 metri? Perché c'è un discorso fondamentale, la situazione di diritto non ammette tolleranza, e qui trasale il tecnico, perché il tecnico dice lo sappiamo benissimo che la tolleranza nelle misure esiste ed è ineliminabile, gli errori si possono tenere sott'occhio, valutare, ma non eliminare totalmente. L'errore c'è sempre. Quindi questa tolleranza può essere anche molto ampia. Però dobbiamo fare un ragionamento che, secondo me, è importante. Non hanno torto quegli avvocati, quei magistrati che ci dicono che la situazione di diritto non ammette tolleranza. Quando noi facciamo un documento di confinazione, facciamo un frazionamento e scriviamo una misura 0,4728, il confine è a 47,28 dallo 0, non 47,28 più o meno una certa tolleranza. Quindi la posizione di diritto, la situazione di diritto, è definita senza tolleranza. Qui facciamo la parentesi per Bruno, visto che ogni tanto qualcuno quando ascolta, forse perché io intervengo nel pomeriggio e qualcuno ha la digestione un po' pesantina, non segue bene, dopo poi va a raccontare ai consiglieri nazionali che io dico che i confini si fanno al millimetro, ma non state ad ascoltare tutti quelli che dicono che è disgraziato. Allora non ammette tolleranza la situazione di diritto. Quindi quando noi abbiamo ricostruito un confine, proprio perché il frazionamento c'è scritto in una misura ben precisa, noi lo ricostruiamo in contraddittorio, i confini si fanno in contraddittorio, non li posso fare io da solo, perché siccome devono essere tutelati i diritti delle due parti, ognuna delle due parti ha l'onere della prova, come si diceva il giudice stamattina, dobbiamo sentire le due campane. O ci mettiamo d'accordo sui procedimenti, i documenti che riteniamo attendibili, gli scarti, quindi i punti accettabili e i punti che riteniamo da scartare,
le medie da applicare, oppure non ci mettiamo d'accordo, ma lo dice il CTU o lo dice il giudice, arriviamo a un risultato. Quello è il risultato, non è un risultato vago, è un risultato definito univocamente. Quindi a quel punto la tolleranza di diritto è nulla, è la tolleranza di tracciamento, ripetiamolo bene, che è giusto che noi la accettiamo coniugando le possibilità tecniche alle necessità del comitente. Non scegliamo noi se fare il lavoro con meno precisione perché tanto terreno non vale abbastanza, come diceva mio padre, vale uno scudo da scopettata, perché mio padre da bravo cacciatore misurava fucilate, il tiro utile sui 40-45 metri, quindi uno scudo era 5 lire, 5 lire 40-45 metri era un valore scarso. Ecco, se anche vale uno scudo da scopettata, niente di male, sarà il committente a decidere. Oppure, se lo voglio fare molto preciso, non posso imporre dei costi al committente se lui non ne aveva bisogno. Abbiamo passato la famigerata diapositiva 8, adesso comincia la discesa. Qui si chiude il cerchio, riconfinazione, confinazione. Perché se c'è stata chiesta una riconfinazione, presupposto fondamentale è l'incertezza del confine, quindi la vaghezza dei documenti. Perché se il confine è certo, non ci sono problemi. Se noi abbiamo un libretto di misure pre o post circolare 88, non mi interessa, punti di appoggio perfettamente definiti con errori di 3 cm, non c'è incertezza, il confine sappiamo dove metterlo. Se invece noi abbiamo una certa incertezza, che è quindi il presupposto fondamentale per poter puntare a un'azione di regolamento di confini, ci viene chiesta la riconfinazione perché i documenti sono deboli. L'operazione che facciamo è certamente metterci d'accordo con l'altra parte o parlando con un CTU se non riusciamo a metterci d'accordo, o un arbitro, perché anche arbitrati e arbitraggi sono importanti, e la conciliazione dall'anno prossimo diverrà importante, anzi necessaria, in una forma nuova, molto interessante, e il collegio sarà invitato, ma direi che, visto che siete piuttosto attivi e anche la rete, penso che non vi farete scappare l'occasione, farà una camera arbitrale, quindi seguiamo questa nuova strada perché è molto interessante. Arrivati quindi a quell'accordo, non è che noi dobbiamo andare sul terreno a piantare i picchetti del confine e dire: bene, siccome io sono una specie di padre eterno, qua c'è il confine e posso andare a casa felice di avere compiuto il mio miracolo. Non è così. Faccio una nuova confinazione, perché se i documenti lasciavano dei dubbi, non ha senso piantare un picchetto, bisognerà sciogliere quei dubbi, quindi fare un nuovo documento usando anche altri punti di appoggio. E la rete, ho una rete di stazioni permanenti, perché la rete di stazioni permanenti, per quanto sia ancora in una fase in cui in Italia abbiamo la rete dinamica nazionale in divenire, quindi non abbiamo ancora tutte le certificazioni, però avrà sicuramente la possibilità di passare ai nuovi sistemi di riferimento con dei calcoli analitici, quindi senza caduta di precisione. Quelli sono degli inquadramenti significativi per il futuro. Ancora quei principi, occorre rispettare la genesi di ciascuna linea, di ciascun segmento di confine, perché un lotto che siamo chiamati di confinare può essere, se questo è un lotto, può essere costituito da lati nati con documenti diversi. Ricordiamoci che ogni frazionamento genera soltanto le linee rosse, questo dappertutto, anche come ci diceva Bruno, dove il catasto, dove vige il sistema tavolare, e quindi lui oggi ci faceva vedere dei documenti dove diceva: il giudice tavolare ha certificato queste misure, non quelle altre, quelle di chiusura sulle linee di arrivo, partenza d'arrivo, erano preesistenti. Non è che il diritto qui sia diverso dal diritto agonista. Ovunque un frazionamento genera solo le nuove geometrie, non le precedenti. E questo lo dico sempre per un paio di motivi. Uno, perché capita che arriva in campagna il collega con il modello 51, con la copia del frazionamento, e dice: bene, dobbiamo riconfinare questa linea, poi prendiamo le misure delle altre linee. No, il frazionamento fa nascere quelle linee. Le altre linee erano presenti prima, si vanno a prendere gli altri documenti. E lo dico anche perché nell'88, quando andavo in giro presentando la circolare 2 nuova fresca di fabbrica,
qualche alto funzionario sosteneva che se devo frazionare sempre questo lotto dall'alto in basso, nella nuova linea io devo dare il primo punto sulla linea nera e l'altro sulla linea nera. Questa sarebbe solo una mania. Però loro poi concludevano dicendo così noi correggiamo le linee nere. Non è possibile, perché le linee nere, se questa linea è un confine, rappresenta la volontà espressa dalle parti alla nascita del confine. Dalle parti. Quella della parte illuminata e quella della parte buia. Non può la parte illuminata solo perché è così luminosa dire adesso decido io di spostarla. E non può neanche il catasto decidere di spostarla, o perlomeno può decidere di spostarla, ma senza alcun valore probatorio. Il catasto ha modificato le mappe nei modi più strani, per cui la ricomposizione sarà sicuramente impossibile. Mi è capitato addirittura di vedere un fabbricato di impianto stranamente in posizione sbagliata sulla mappa Regis, e allora andando dall'operatrice al terminale, ma qui c'è qualcosa, la stazione grafica, c'è qualcosa di strano perché ha fabbricato che non torna. Già, sì, qui era venuto già un tizio da Ferrara, ma mi ha detto che non gli andava bene, io l'ho spostato. Ma dice, adesso te lo rimetto a posto. Adesso te lo rimetto a posto, tra l'altro me l'ha detto dopo che ho fatto l'estratto di mano, quindi me l'ha tornato a spostare, ecco il punto. Abbiamo rifatto anche l'estratto. Quindi, se le mappe possono essere trattate così, e sono state rifatte trattate così, è impossibile ricomporle, semplicemente quelle facciamo di linee inutilizzabili. Pazienza. Carlo ci ha fatto vedere questo esempio dove in un unico lavoro questa linea era riconfinata dall'impianto, quindi con appoggi e punti di intorno, queste erano riconfinate da un frazionamento. Il rilievo è unico, il lavoro è unico, però ha seguito le due genesi diverse. Il principio è ogni linea ha la sua genesi e va rispettata per la ricostruzione. Chiudiamo i principi. Con l'articolo 950, quindi entriamo un po' in campo giuridico. Questo fissa, come ci diceva il giudice stamattina, una parte, una sola parte della gerarchia fra gli elementi di prova possibili. Ogni elemento di prova è ammesso, e quindi potenzialmente sono tutti sullo stesso livello, punto di partenza, ma la mappa viene messa espressamente in ultima posizione. Poi vediamo anche che ci sono alcuni motivi. E a noi viene anche un dubbio, una crisi di identità, cioè, se non serve la mappa noi dobbiamo andare a aspettare i testimoni, allora ci pensa il giudice. Invece qui c'è un'altra considerazione che ritengo abbastanza interessante. La mappa risale quella classifica perché diventa importante per, se non altro spesso, per ricostruire il corretto ordine. Quando altri documenti sono difficilmente interpretabili o in contrasto fra loro, la mappa ci può dire quale di quei documenti prevale, è più corretto, è più probabilmente corretto, chiedo scusa, ricordiamoci che è sempre uno studio delle probabilità che una ipotesi sia giusta rispetto all'altra. Noi non l'abbiamo detto confine, quindi possiamo solo dire qual è la sua più probabile posizione corretta. E allora torniamo un attimo a parlare di tolleranza, in modo da chiudere un secondo argomento serio. Quando io arrivo a concordare i documenti che ritengo validi, i punti di appoggio che ritengo validi, scartando quelli che vanno troppo al di fuori, eccetera, eccetera. Quindi le medie da fare, la posizione ottimale del confine, concordata o non concordata, comunque o imposta, quindi, però arrivo a stabilire che il confine è probabilmente una certa posizione, ho già idea degli scarti, quindi l'idea che mi sono fatto sugli scarti, sui punti d'appoggio, è l'idea della tolleranza. Se io arrivo a ipotizzare che il picchetto che sto mettendo sia affetto da una tolleranza di 1,20 m, è inutile che io pianti quel picchetto e lo muri e ci metta sopra qualunque crisma, per dire questo è il nuovo termine. Fermiamoci un attimo, 1,20 m di tolleranza cosa significa? Qualche volta, quando ero giovane, i vecchi marpioni mi dicevano sì, ma sai, c'è 1,20 m di tolleranza, danni 60 cm e siamo a posto. Questa non è la tolleranza, perché se no direi che 60 cm torniamo lì con la media. Non è quello il concetto di tolleranza. Il concetto di tolleranza, secondo me, è semplicemente che mi guardo intorno e se in quel raggio vedo un elemento di prova del confine, quell'elemento viene confermato dalla mano. Quante volte succede, soprattutto perché i vecchi ormai spariscono,
Vecchio era molto meglio del caposaldo molto spesso, perché conosceva bene. Se il vecchio non c'è, a me capita spesso di arrivare in un bosco che non so dov'è il confine, perché cosa faccio a cercare i possibili elementi. Cerco con la mappa, arrivo a un punto e a 1,5 metri trovo un pezzetto di muretto a secco, magari coperto dai rovi, però c'è ancora. Trovo un pezzo di rete metallica inglobato in un tronco, di filo spinato. Trovo un pezzo di tubo in un fosso dove passa sopra una stradina. E lì sono elementi che dimostrano che c'era un confine che prima non avevo visto. Allora, se io trovo uno di questi elementi, a norma dell'articolo 950, questo è un elemento di prova. E quindi, siccome la mappa viene dopo, prevale sulla mappa. Se questo elemento prevale sulla mappa, non mi sembra che abbia nessun senso dire, bene, allora a questo punto è di confine, allora andiamo a mettere gli altri punti della mappa, perché questo a sua volta è diventato un punto di quadramento importantissimo, perché addirittura fa parte del confine, è uno dei più vicini. Allora questo determina che io per approssimazioni successive ricalcoli la rotta di traslazione. Approssimazioni successive lo scrivo perché si usa scriverlo al plurale, ma sarà una, perché dopo che ho fatto questo procedimento difficilmente dopo ne trovo altre nel secondo turno di tracciamento. Però questo è, secondo me, sempre sono ipotesi personali, uno degli elementi, dei ragionamenti da fare per l'uso della mano. Abbiamo finito i principi, quindi adesso siamo in discesa, siamo arrivati alla seconda metà di discesa, quindi è fatto. Elementi di partenza, ci ha detto già Carlo oggi, che possono essere grafici o analitici, quindi riconfinazioni del sistema, cartografia e rilievo, oppure rilievo. Quando o gli appoggi sono scomparsi, oppure erano appoggi grafici, come quello che ci ha fatto vedere nel frazionamento, abbiamo una ricostruzione sostanzialmente mista, dove ricostruiamo graficamente gli appoggi, ma poi usiamo le misure, perché le misure sono fondamentali, non è a prendere la posizione della linea che è stata inserita graficamente, se c'è una misura per inserirla, è quella che fa questo. E qui veniamo a parlare della mappa, perché come elemento di partenza grafico è certamente un elemento molto importante. La mappa, l'ingegner Ferrante, quando ci presentò per la prima volta il pregio 8, parlando delle mappe, disse di aver riconosciuto almeno 32 tipi diversi di mappe, mi ricordo 32, e lui quindi diceva la mappa di impianto, le versioni successive fino alla mappa Oasis, e gli abbozzi di campagna, i voli fotogrammetrici. Sicuramente sono tutti documenti che possono essere chiamati mappa, quindi io non so se il numero di 32 sia corretto, lo so lui perché frequento molto più di me gli archivi, ma il concetto, ci sono tanti tipi diversi di mappa, è un concetto inoppugnabile, chiarissimo. Ci sono tanti tipi di mappa, allora siccome l'articolo 950 dice che il giudice tiene alle mappe catastali, sarà meglio provare a fare un pochino di chiarezza. Se esistono i libretti e gli appoggi e gli abbozzi di campagna, sono documenti analitici, quelli con cui poi fu disegnata la mappa di piano. Non in tutti gli uffici sono rimasti, ma in alcuni ci sono. Quando questi esistono, verrebbe da dire che sono documenti prevalenti, in quanto analitici, molto più precisi del grafico. Ed è teoricamente vero. Però c'è stato un dirigente di Lecce che ci ha fatto notare come questi abbozzi di campagna siano molto vecchi. Vi sono riprodotti degli elementi non sempre facilmente riconoscibili. Quindi questa ricostruzione è una ricostruzione che spesso è difficile, incerta. Allora lui faceva l'ragionamento che la mappa è stato il disegno eseguito da chi aveva fatto il rilievo, quindi la prima e più fedele interpretazione di quegli abbozzi. È un ragionamento che secondo me ha un notevole interesse, ovvero non esiste neanche qui una regola. Non posso dire se c'è la bozza di campagna quello domina, devo andare a cercare di ricostruirlo e capire se quella ricostruzione può essere più o meno fedele della mappa. Anche qui tenere sempre connessa la testa mentre si sta lavorando. La linea cercata può essere successiva.
se è successiva andremo a cercare il documento che la genera, o in generale devo cercare il documento più vicino all'originale, anche se manca la mappa. Bologna manca tutto il comune di San Benedetto Val di Sangro, non c'è più, qualcuno se l'è fregato, dimostrando così inequivocabilmente che esiste tra i nostri colleghi almeno un imbecille, perché se uno si frega le mappe di impianto voglio sapere dopo cosa se ne fa. Adesso ufficialmente mancano, come fa la porta di giudizio? Ce l'ho io, quindi questa vale. Quindi, però è successo che qualcuno ha provato affetto per una cartografia di San Benedetto Val di Sangro. Allora, si è andati sulla prima copia che ne è stata fatta, secondo me. Perché? Perché quella affetta da meno errori, aumenta la tolleranza, è l'unica conseguenza. Quando il documento che genera la linea è palesemente inattendibile, ricordiamoci che il giudice la ricostruzione la farà sempre. Perché la sentenza, in questo caso, è una sentenza dichiarativa, non è una sentenza costitutiva di un diritto. Quindi il giudice qui non è che si pronunci per dire sì o no, costituiamo il diritto o no. I diritti esistono già, di qua gravano certi diritti, di qua ne gravano altri, in mezzo c'è per forza un confine. Il dove viene dichiarato in ogni caso. Allora, se i documenti sono inattendibili, ci sarà comunque una soluzione, la quale soluzione spessissimo non accontenta nessuno dei due, perché fa solo dei danni. Torniamo a quel concetto di accordo che già è conveniente dove non ci sono questi problemi. La mappa di impianto fra quelle 32 prevale. Prevale non così perché l'abbiamo detto o perché qualcuno molto importante prima di noi, X ed Xit, mappa di impianto. Prevale perché le procedure di cui oggi abbiamo sentito parlare vanno dalla delimitazione fatta in contraddittorio tra i due confinanti e fatta quando era stata pubblicata la data dei sopralluoghi, quindi era pubblico l'invito a fare la delimitazione. Quando la delimitazione dava luogo a dei contrasti, venivano messi entrambi i limiti, i confini voluti da una parte e dall'altra parte, e veniva creata una particella contestata, quindi era tenuta traccia delle indicazioni date da tutte le parti. I rilievi erano fatti alla presenza di un indicatore comunale, erano fatti da una squadra di tecnici sicuramente estranei alle parti, perché era una squadra di tecnici o catastali o appaltatori esterni come quelli che hanno fatto le ultime, ma sempre non interessati alle vicende del luogo. Le mappe venivano disegnate, pubblicate, c'era un periodo per le osservazioni. Allora, in quel modo noi abbiamo sulla mappa il riconoscimento della volontà delle parti confinanti all'epoca della formazione, cosa che non è mai più avvenuta per le edizioni successive che sono nate per lucidatura. E quindi se ci sono degli spostamenti in quelle linee, quegli spostamenti sono avvenuti o per caso o per istanza di una qualche parte, e ogni tanto è successo, come quando il geometra va di risposta mi sto fabbricando perché non va bene, perché una parte rompeva tanto le scatole che spostava le linee, perché tanto non è probatorio. Allora invece sull'impianto la volontà delle parti era stata riconosciuta, quindi c'è un diverso valore giuridico tra i dividendi di possesso che implicavano il riconoscimento della posizione da parte dei due confinanti e le dividendi di cultura che invece venivano rilevate autonomamente, per di più con una tolleranza intrinseca diversa, perché le dividendi di possesso erano rilevate, abbiamo visto diverse relazioni dei tecnici nominati anche dal Rossi oggi, dal Di Pietro, che hanno fatto delle relazioni di questo tipo, però Bartoli e Barucci a Firenze l'avevano fatta, Chiarelli la fece a Rimini nel 97, ci hanno raccontato come fossero proprio diverse le tolleranze previste per i due tipi di cultura. C'è una logica, perché se sbaglio a posizionare la dividente di possesso sto tassando di più uno senza dargli la proprietà, perché il catasto non è probatorio, mentre se sbaglio a posizionare la dividente di cultura la tassazione è sempre in capo allo stesso. Quindi era certamente diverso in partenza, e non solo, perché fra l'altro se una dividente di coltura dopo il rilievo doveva essere spostata o veniva spostata, la proprietà aveva solo l'obbligo molto teorico di presentare un modello 26, che il catasto avrebbe poi in seguito introdotto con le illustrazioni. Sono due condizioni dubbie, e quindi quando due condizioni dubbie devono
entrambe verificarsi, le probabilità che si verificano sono veramente basse. E allora, se noi rappresentiamo così visivamente la tolleranza sui confini con lo spessore della linea, se questo era un unico potere e viene venduta una particella che era debitata da delle dividende di cottura senza ulteriori documenti che precisano la posizione dei confini, lo spessore della linea qui rappresenta un po' le tolleranze che sfumano molto sulle particelle, sulle dividende di cottura. Perciò occorre verificare anche lo spessore centrale della linea per avere un'idea del valore della tolleranza. Se gli elementi di partenza sono grafici, è anche oggi che sentiamo parlare di lettura di coordinate. Perché leggere le coordinate? Facciamo molto veloce, perché se noi abbiamo un foglio dove ci sono fabbricati gli impianti così un po' sparsi, prendere una bella rigona di metallo di quelle che uno porta a spasso con la cura che userebbe per portare a spasso il violoncello, la portiamo in cartaccia, la appoggiamo sul foglio, abbiamo fatto un'interazione perfetta perché la riga è bellissima, facciamo in distanza da là, qui non abbiamo tenuto conto di tutte le deformazioni che non sono affatto omogenee sul foglio. Mentre se noi leggiamo le coordinate all'interno di un singolo riquadro, abbiamo ipotizzato omogenee le deformazioni su 10 cm. È diverso considerare omogenee su 10 cm piuttosto che su un intero foglio. Al di sopra di 10 cm non possiamo andare. In più, se io qui leggessi distanze tra quattro gruppi di fabbricati, potrei costruire tutto più due triangoli per appoggiarli. Se invece leggo coordinate posso leggere tutti gli spigoli, il che non vuole dire che io così faccio un lavoro tanto preciso perché ho più punti, ma semplicemente quando io ho tutti i punti posso verificare anche l'orientamento del fabbricato, che non è solo aver letto le misure dei due lati e andare sul posto a vedere se le misure coincidono, perché mettiamo che me l'abbiano bombardato durante la guerra, quel fabbricato, ricordiamoci che Bologna è una mappa del 25, quel fabbricato l'hanno ricostruito grande come era prima, però è spostato. E io quello lo vedo meglio se ho tutti i punti. Perché buttare via delle possibilità limitandoci a leggere le distanze? Quindi sempre e comunque usare le coordinate e non le distanze tra i punti di appoggio. Come fare? Non ve lo sto neanche a ripetere, semplicemente perché avete lì anche la dozzina di pagine dove questo schema c'è e la spiegazione l'ha data prima Gianni Rossi, come fare a proporzionare la misura, non ve lo ripeto. I programmi preferiscono le coordinate, cioè se io in un programma inserisco delle coordinate manipolo bene quello elaborato, se inserisco due triangoli manipolo ben poco. In più ci sono degli elementi di valutazione qualitativa di cui tenere conto, perché quella rappresentazione grafica, la mappa, è stata costruita sulla base di certi rilievi, rilievi che sono stati fatti con strumenti definiti nella Plante, in epoche e con strumenti definiti nella Plante, e spesso secondo poligonali definite nel grafico delle poligonazioni, visto anche questa mattina. Questi elementi, secondo me, sono importanti. Di solito ci sono dove ci sono i fogli di impianto. Sono importanti perché io, pur ho cominciato a lavorare quando mio padre usava le spaghe, e lo seguivo per imparare un pochino il mestiere, facevo le poligonali con le spaghe. Quindi dovrei ricordarmi, e mi ricordo come si faceva, però non ho neanche più, io avendolo fatto, la mentalità così pronta a vedere la poligonale sul terreno. Io oggi guardo già con altri occhi, o con quello di chi si mette nella collina di fronte, con un distanziamento, con una stazione totale, che può rilevare tutto, oppure con quello che guarda più caldo per aria per vedere se si vedono satelliti. E quindi non ho nel sangue la poligonazione del tempo. Invece è importantissimo sapere se il confine che sto cercando era connesso più o meno direttamente ai punti d'appoggio che uso. Mi è successo di avere un punto d'appoggio, un confine a 200 metri, uno strapiombo di 130 metri e altri due gruppi di case d'appoggio anche a 400 metri. Dei 600 metri, io non posso dire ho 2 metri di errore in distanza, 70 cm li attribuisco ai primi 200 metri, 1,30 m agli altri 400 metri. Non posso semplicemente perché le poligonali, lì c'è lo strapiombo che me lo fa capire, ma in pianura non è così. In pianura le poligonali devono andare a vedere. Le poligonali che hanno rilevato il confine, la poligonale che ha rilevato il confine, ha rilevato anche i punti d'appoggio. Quindi quel punto d'appoggio è direttamente connesso ai punti del confine. Devo tenerne conto nell'elaborazione, nel attribuire i pesi ai singoli punti o nell'individuare il corretto procedimento.
quando gli elementi di partenza non sono grafici ma analitici, saranno lunghezze, allineamenti e squadre, letti, documenti, che sono sempre stati fatti così, anche perché il catasto osteggiava la celle di misura nei primi anni. Quindi questi allineamenti e squadre, l'unica cosa che chiunque li sa trattare, l'unica cosa che voglio sottolineare rapidamente è che anche questi documenti spesso hanno allineamenti slegati fra loro, perché la normativa lo consentiva per le celle di misura e anche per questo. Contrariamente a quello che può sembrare così al volo, questo non vuole dire minor precisione, vuole dire forse un maggior rischio di problemi, perché non ho molte verifiche, può essere saltato un punto e non posso ricostruire niente. Ma se questa misura torna e sui fabbricati ho la garanzia, la certezza, una buona certezza della loro validità come punti d'appoggio, la precisione del documento così è identica a quella di un documento che ha anche degli allineamenti che li collegano. Quando si aggiungono degli angoli alle lunghezze, cioè quando è cominciato a essere inserita la celle di misura nei documenti, io noto che in molti vecchi frazionamenti i colleghi amavano indicare gli azimuth, quindi applicare già una correzione degli angoli orizzontali per orientarli al nord. Era una correzione che si applicava facendo il calcolo manualmente con le calcolatrici o con quello che si vuole, una semplice somma, quindi non un calcolo difficile, che però comportava delle trascrizioni fatte praticamente sempre a mano. E quindi non sono documenti sicuramente meno precisi, ma non devono essere considerati più precisi solo perché orientati al nord, perché non c'è nessun motivo. Bisogna anzi prestare attenzione al fatto che possono esserci degli errori di trascrizione che sono sfuggiti. Quindi sono documenti più rischiosi. Infine, da ultimo, sono arrivati dei documenti che danno le posizioni. Quando usiamo un GPS, noi sappiamo che lo strumento legge comunque le distanze dai satelliti, lui calcola quelle, però poi ci calcola la posizione e spesso noi non ne sappiamo nulla. È la nostra insaputa, ci viene data direttamente la posizione. I libretti sono prodotti di solito, perché sono i libretti pregevo, non penso che uno allegri a rosa un documento così senza avere un pregevo, sono prodotti con un libretto che ha la X in un sistema geocentrico, con la X che esce all'incrocio tra Equatore e Greenwich, la Z esce per il Polo Nord a formare una terna a destra, la Y. La terna degli assi nord, est e quota è invece posizionata dove noi siamo, quindi varia il suo orientamento nello spazio rispetto a quella lì. Esiste ovviamente una relazione analitica tra i due sistemi, ma non sono la stessa cosa. Siccome ogni tanto girata informazione così, probabilmente data con ricchezza molesta, che le due cose coincidano, dimentichiamocelo, perché questo non deve essere preso in considerazione. Allora, se uno non ha un GPS, non è abituato a usare il sistema GPS, capita che si ponga il dubbio di come riconfinare un libretto GPS. I nuovi software topografici praticamente leggono tutti i libretti di pregevo, però se uno non ha voluto aggiornarsi al nuovo software può fare un'elaborazione anche con pregevo, dopo diamo una piatta rapidissima a come farlo. Gli strumenti per applicare i metodi di cui abbiamo parlato sono certamente programmi, però i programmi vanno usati come aiuti. Questo è un programmatore, quindi lui lo usa per viverci, ma a parte quello, il programma è un aiuto, non è lo strumento che fa il lavoro, ma è l'operatore che fa il lavoro. Un geometra può ricostruire un confine senza programmi, fa più fatica, avrà magari dei risultati un po' meno accurati, ci mette più tempo, ma il geometra senza programma fa il confine, il programma senza geometra il confine non lo fa. Quindi non appoggiamoci al programma come se fosse lui a salvarci dai problemi. Dobbiamo sempre capire che cosa sta facendo e chiedere di noi di fare le cose che vogliamo noi e non lasciare fare lui. Gli esempi, i confronti con i colleghi ci formano per esperienza. Purtroppo adesso Bruno, voi col catasto fate il possibile perché trasmettiamo tutto telematicamente, non abbiamo più occasione di fare le cose in catastro, non ci confrontiamo. Non riusciamo ad avere quello scambio di vedute che avevamo prima, quando bisognava andarci là a scrivere il chattastro perché si andava là a chattare, ci stavano le mattine a cacciarvi al tema, anzi la notte.
E tutto questo ci serve a maturare un certo senso critico, perché per far convivere, coesistere quei due tipi di tolleranza di cui abbiamo parlato prima, veramente occorre un occhio particolare, non è il normale occhio tecnico. Quindi è quello che dà le soddisfazioni che dicevo all'inizio. Sui metodi bisognerebbe sorvolare, perché tanto ne abbiamo già parlato. L'apertura terra sappiamo che non è ideale, perché noi nell'apertura terra ci appoggiamo a due punti di riferimento noti nel sistema in cui è noto il confine. Noti vuol dire che abbiamo le coordinate, dalle loro coordinate calcoliamo la distanza e anche l'orientamento. Ci mettiamo in stazione, leggiamo la distanza al punto più vicino, leggiamo le due direzioni, differenza delle due direzioni, calcoliamo l'angolo, un angolo, due lati, e il triangolo lo calcoliamo. Un errore su un punto, su una misura, e il triangolo lo calcoliamo lo stesso. Quindi, chiaramente, questo non è un sistema da utilizzare, è un sistema veramente troppo labile. Allora bisognerà eventualmente fare un'apertura a terra multipla. Però, nell'anno di grazia 2010, con il GPS e le stazioni permanenti, continuare a usare sistemi così mi sembra inutilmente rischioso. La rototraslazione, quando si appoggia solo a due punti, quindi nello schema di prima legge anche la distanza al punto lontano, però non ci mette al riparo da errori. Se un fabbricato è stato ricostruito, noi stiamo lavorando su punti vicino, di solito è un punto grafico preso con un metro e mezzo. Come facciamo a sapere se un fabbricato è stato ricostruito, se troviamo una differenza di 60 cm tra quella rilevata e quella calcolata? Non lo possiamo sapere, non dà garanzie. Quindi la rototraslazione è sempre con tanti punti, più punti possibili, quelli lontani serviranno come orientamento eventualmente. Quindi dovremo distinguere i confini per genesi, come abbiamo visto prima, ma rototraslare il più possibile, evitando le sole misure angolari. Come attribuire i pesi? I pesi, se usiamo i pesi, è bene attribuirli in modo da portare il baricentro più vicino possibile al confine da ricostruire, perché se il baricentro è quello che spostiamo di meno, una rototraslazione baricentrica, meno spostiamo il confine, meno è affetto da errori dell'intero procedimento. La deformazione invece ne hanno parlato, adesso andiamo a aggiungere una piccola cosina. La deformazione, il modulo di fattore di scala, lo andiamo a applicare perché noi abbiamo corretto la deformazione della mappa semplicemente andando a riportare alla forma quadrata con il metodo indicato dal Tani o con il calcolo fatto dal programma, però andiamo a ricostruire il quadrato che torna ad essere quadrato. Ma quel quadrato, che quindi nel nostro rilievo è l'oggetto perfetto, sulla mappa è stato deformato non solo per i problemi di mappa che abbiamo già risolto così, è stato deformato anche perché la mappa è una rappresentazione cartografica che deriva da una proiezione. La proiezione necessaria per disegnare una boccia, che è la terra, su un piano, che è il foglio. Quando io schiaccio la boccia sul piano, si deforma. E se si deforma, anche solo perché ho una quota elevata, se si deforma, io sicuramente devo il rilievo per introdurlo in mappa deformato. Ma d'altra parte, se io devo prendere la mappa e portarla sul terreno, se la mappa è deformata non posso portare qualcosa di deformato sul terreno, dovrò correggere quella deformazione. Quindi il modulo di deformazione, cioè il fattore di scala, lo devo applicare alla mappa per venire sul terreno. E invece al rilievo quando voglio aggiornare una cartografia. Aggiungiamo qualcosa alla rototraslazione quando dobbiamo lavorare a sbraccio, quindi siccome nella rototraslazione il punto debole è la rotazione, quando andiamo in estrapolazione, qualche rettura angolare oppure con GPS andiamo a rilevare dei punti lontani e dei punti lontani teniamo conto magari solo non per variare il fattore di scala, perché come abbiamo detto il fattore di scala è una deformazione che andiamo a dare, quindi li terremo in considerazione solo per l'orientamento. Breve, brevissimo inciso. Il confine io lo faccio sempre in una zona limitata, quindi il modulo di deformazione per ottenere una buona rappresentazione cartografica è un semplice fattore di scala, perché localmente è quello.
però sappiamo bene che dipende dalla est media, ce lo dice anche Pregeo, e quindi se noi ci appoggiamo a punti lontani, il fattore di scala cambia. E per questo anche non solo che Potenova è evitato, perché ci mette in relazione a punti lontanissimi dalla nostra zona. Noi dobbiamo stare all'interno della zona in cui si tratta di un semplice fattore di scala, quello un semplice, fatto topografico che insegnava a scuola quelli della mia generazione. Quando invece parliamo di GPS, togliamo qualcosa dalla nostra protezione, perché sempre perché siamo in un ambito locale, il GPS è sempre intrinsecamente orientato. Io torno in campagna, non devo battere dei punti di orientamento. Io col GPS mi rimetto con la stazione sullo stesso punto, oppure mi connetto alla mia rete di stazioni permanenti e l'orientamento ce l'ho già. Se non mi sono appoggiato, il vecchio rilievo non è appoggiato alle stazioni permanenti, devo riconfinare un libretto Pregeo fatto prima, io avrò sempre una semplice traslazione se non è stato ruotato il precedente libretto. Quindi, osservazione seria conclusiva, quando io devo confrontare due rilievi GPS, io l'ultimo lo sovrappongo al precedente con un punto. Questo non vuole dire che io prendo un punto solo, perché un punto solo può sempre essere sbagliato e non ho controllo. Vuole dire che io non uso tutti i punti presi per fare una rototraslazione, perché non ci deve essere rotazione, faccio una traslazione su un punto solo e sugli altri verifico di scarto. Perché introdurre una rotazione vuol dire introdurre un errore non dovuto. Ma questo solo ed esclusivamente a patto che mi sia tolto dai piedi i punti fiduciali. Perché se una delle due elaborazioni la faccio con i punti fiduciali determinano la rotazione. Noi non abbiamo gli algoritmi, la tabella degli algoritmi di Pregeo, però sappiamo bene che un programma di topografia come è Pregeo non può introdurre deformazioni se noi non gli diamo gli elementi per farlo. Quali sono questi elementi? Punti fiduciali, che sono i più deleteri, perché vanno a scala, ruotano, togliamoli dai piedi, quelli servono per introdurre in mappa e basta. E togliamo la quota e l'espedia, perché comunque con quota e spedia ci sarebbe un fattore di scala, un semplice fattore di scala, però quello ci sarebbe. Tolti questi elementi, i due libretti sono ugualmente orientati. Infine, scusate, è offensivo, non lo dovrei dire perché voi sicuramente lo sapete, però per prudenza lo diciamo, da Pregeo Open poi abbiamo la proposta di aggiornamento, compare la scritta nel libretto estratto di mappa aggiornato e sotto ci sono dei numeri che assomigliano molto alle coordinate. Sono bene che vada, se è stata accettata la nostra proposta, quelle sono le coordinate mappa. Quindi non hanno comunque nessuna relazione col terreno. Quelle le prendiamo e le nascondiamo. Non le teniamo in nessuna considerazione. Scusate l'offensivo, ma andava detto. E finalmente concludo anch'io, così siete liberi. La ricombinazione abbiamo detto che produce sempre una nuova confinazione. Una confinazione in genere potrà servire in futuro per una ricombinazione. E quindi nella confinazione dobbiamo prevedere le esigenze. Quindi nel frazionamento dobbiamo prevedere quelle esigenze. Prevedere quelle esigenze vuole dire appoggiarci a dei punti o a una rete di stazioni permanenti, meglio visto che ce l'avete, appoggiarci a dei punti buoni che durino nel tempo, perché noi dobbiamo tenere presente chi è il committente, è quello che ci paga, e il catasto non mi ha mai dato un soldo, quindi il mio committente è quel poveraccio che è costretto a soddisfare certe esigenze anche del catasto. Non le soddisfiamo più volentieri perché dovremmo usare nuovamente quel prodotto, ma per il committente è importante che noi rispettiamo quei punti. Vi ringrazio per l'attenzione. Allora, a questo punto, se non ci sono altri interventi, io chiuderei così. Grazie a tutti per la partecipazione. Grazie a voi per l'ospitalità. No. Il ringraziamento è nostro, ringrazio Bruno in particolare che si è fatto questa ulteriore passeggiata. Poi è rimasto fino a sera, quindi è rimasto fino a notte.